Allora chi comincia? Abbiamo un problema di aereo non nostro, ma portoghese, quindi cominciamo subito. È un problema comune che capita a tutti, non solamente a noi. Allora? Ci sono domande? Rai? Variale al microfono. Mister, buonasera, complimenti. Le è piaciuto di più il gioco? O le è piaciuto, magari non si aspettava questo ingresso a freddo di Maksimovic fantastico, o aver dato quattro reti ad una squadra che lo scorso anno si qualificò alla grande, riuscì addirittura a vincere in casa dell'Atletico Madrid, una squadra che difficilmente subisce gol. Grazie. Una squadra di prima fascia Champions, una squadra in trasferta, erano mesi e non perdeva, quindi abbiamo, penso, dimostrato in questa manifestazione ci possiamo stare. E mettere così sull'orlo del KO una squadra di prima fascia penso non sia facile, quindi i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione. Ci rimane un pizzico di rammarico perché nel momento in cui gli avversari erano KO abbiamo trovato il modo di rianimarli e l'abbiamo fatto per colpe nostre più che merito degli avversari, perché in quel momento la partita era completamente in mano e non è che abbiamo preso gol dopo una reazione veemente degli avversari, quindi questo ci lascia un po' d'amaro in bocca, ma un minimo, però una bella lezione, perché spero i ragazzi abbiano capito che a questi livelli non si può assolutamente mollare mai niente. L'aspetto più bello della partita, ma l'aspetto più bello della partita secondo me è un dettaglio a cui ho fatto caso, che a gol di Mertens Insigne ha fatto 50 metri di campo per andare a abbracciarlo, e questo è per me il segnale più importante. Di Maksimovic, questo ingresso a freddo? Maksimovic ha fatto un buon ingresso, ha fatto una buona partita, ha anticipato di 3 giorni l'esordio perché era previsto di farlo giocare a Bergamo, e quindi ha anticipato di 3 giorni, ma ha dimostrato subito che la perseveranza di Giuntoli nel volerlo a tutti i costi era la scelta giusta. Allora, buonasera mister. Aspetta, c'è la traduzione. Ah, perdon. Vai. La prima domanda foi un buon gioco. Qual foi o aspetto do jogo que gostou mais? Fora mais o aspecto tático, o jogo tático? Foi a estreia de Maksimovic ou os 4 golos que foram feitos ao Benfica? A resposta do Mister foi: o Benfica é uma equipa de primeiro, de top da gama, é uma grande equipa, eram meses que não perdiam fora de casa. Demonstramos hoje que podemos estar nesta competição, nesta Champions League. Não foi um jogo fácil, mas fizemos uma grande prestação. Temos claramente alguma queixa connosco por ter reanimado o adversário, e acho que isso foi mais por nossas culpas, por nossas faltas, do que por méritos do adversário, mas isso acho que foi uma bela lição para nós, para aprender que a esses níveis não podemos nos distrair. Mas o que eu gostei mais foi um pormenor, foi que quando o Mertens marcou o golo, o Insigne fez 50 metros para ir abraçá-lo. Segunda pergunta foi: o que pensou da estreia de Maksimovic? A resposta do Mister foi: ele jogou um bom jogo, foi uma estreia antecipada, ele supostamente devia estrear no jogo contra a Atalanta, mas antecipou 3 dias, mas acho que ele já demonstrou porque o nosso Giuntoli perseverou em tentar negociá-lo. Rai. Mister, buonasera. Allora, questo era un esame di maturità per questa squadra, nel senso che dopo la partita di Kiev si affrontava una formazione che da 15 partite non perdeva fuori casa, l'ultima volta aveva perso contro il Bayern. Si può dire che stasera nasce un grande Napoli europeo anche da questo punto di vista? Cioè, le cose che fate in campionato stasera siete riusciti a dimostrarle anche a livello continentale contro una squadra di massimo livello? Ma io penso che la squadra ha dimostrato che in questa competizione ci può stare. Livello di gioco, la squadra a livello di mentalità deve ancora crescere, secondo me.
perché questa era una partita che andava solo messa in ghiaccio, in cui c'era solo da gestire la palla nella maniera più semplice e veloce possibile. E a livello di mentalità abbiamo dimostrato che ancora dobbiamo crescere un attimino per poter fare queste manifestazioni, perché se questa era un'eliminazione diretta avevamo combinato un bel casino. Ecco, ma come è successo a Kiev, la squadra al 90esimo era consapevole di questo, perché lei a Kiev ci raccontò che la squadra disse: abbiamo sbagliato a gestire la fase finale della partita. Gliel'hanno detto anche stasera? Sì, c'era un clima in cui si vedeva una leggera velatura di giramento, nella soddisfazione, ma si vedeva una leggera velatura. Grazie. A traduzione? A primeira pergunta foi: esse foi um exame de maturidade depois do jogo de Kiev? Vimos um grande Nápoles que provavelmente demonstrou poder ser um grande Nápoles também a nível europeu e não só no campeonato italiano, jogando contra uma grande equipa e ganhando contra uma grande equipa. A resposta do Mister foi: demonstramos que podemos estar nesta competição, que o nosso jogo é bom para esta competição e que temos a mentalidade, mas ao mesmo tempo demonstramos que temos de crescer, temos de gerir melhor esses jogos, de maneira mais fácil, de maneira mais direta. Temos de crescer em termos de mentalidade. Se hoje tivesse sido um jogo de apuramento em eliminação direta, isso teria sido um grande problema. Em relação à segunda pergunta, foi: depois do jogo de Kiev, a equipa ficou zangada, admitiu uns erros. Foi a mesma coisa no jogo de hoje? E a resposta do Mister foi mais ou menos. Os jogadores estavam bastante chateados hoje também. Sera, Mister. Ciao, Mister. Volevo chiederti la tua emozione per questa prima partita di Champions al San Paolo, qual è stata, se ce la racconti? Ma a livello emozionale la prima partita di Champions è stata questa, perché a Kiev c'era la sensazione di una partita bella, importante, ma il clima di stasera era qualcosa di diverso, e quindi a livello emozionale sicuramente l'impatto di stasera è stato molto più importante, molto più coinvolgente, molto più sentito, perlomeno da parte mia. E sbucare dal sottopassaggio in San Paolo così è tanta roba, dai, è stato bello. Lo stadio ci ha dato una grandissima mano fino da prima dell'inizio della partita, non solo durante la partita. Quindi il vero debutto emozionale penso sia stato stasera. La pergunta foi: quais foram as suas sensações em relação a esta estreia no São Paulo nesta Champions League? A resposta do Mister foi: o jogo de Kiev foi o meu primeiro jogo, mas efetivamente considero esse o meu primeiro jogo de Champions League, porque as sensações que me deu este jogo foram claramente diferentes. Tive um impacto importante, senti mais o impacto do jogo. A partir de quando estava a chegar para o relevado do balneário, senti uma atmosfera especial. O estádio ajudou-nos muito a partir de antes do jogo e durante o jogo, claramente. Ultime tre domande. Allora, quel signore lì. Mister, solo un aggettivo per definire l'urlo Champions del San Paolo, un aggettivo. Bene, ma quindi una cosa rapida. Cioè, un aggettivo, te l'ho detto, è coinvolgente, è una sensazione. Sensazioni sono sempre difficili poi da spiegare, e con una parola sola diventa ancora più difficile. È un qualcosa che ti tocca, dai, ti rimane nell'anima, nella pelle, è un tatuaggio. La pergunta foi: pode definire la sensazione do grito da Champions do Estádio São Paulo num aggettivo? A risposta do Mister foi: poderia ser abrangente, mas acho que é difícil pôr todas as sensações só numa palavra. Efetivamente, uma coisa que te entra dentro, que fica debaixo da pele, é uma tatuagem. Ok, Gallo. Che cosa le è piaciuto di più di questo Napoli tatticamente, cioè nel campo questa sera? Ma abbiamo avuto il primo quarto d'ora qualche problema andare a prenderli alti, e questo gli faceva fatica le loro giocate, e noi facevamo fatica a rialzarci. Piano piano abbiamo preso baricentro, siamo andati a prenderli costantemente, sempre un po' più alti, sempre un po' più alti, finché all'inizio del secondo tempo ci sono stati 20 minuti
in cui loro facevano uscire fatica ad uscire puliti da dietro e noi riconquistavamo la palla molto più alti, e quello è stato secondo me il tratto più bello di partita dal punto di vista tattico, perché sta il tratto di partita in cui abbiamo proprio fatto quello che avevamo preparato in questi giorni. Traduzione sintetica. Sì. Qual foi o aspecto tático desse jogo que gostou mais? Nos primeiros 15 minutos tivemos algum problema em pressá-los mais para frente, na parte mais alta, mas logo conseguimos ficar mais altos, conseguimos fazer um posse mais alto e ficar com mais posse de bolas. Nos primeiros 20 minutos da segunda parte, acho que eles tiveram grandes problemas em sair da defesa, e acho que esse foi o aspecto mais belo desse jogo, porque conseguimos aplicar o que nós tínhamos preparado. Veloce. Velocissimo. Mister, quando la palla non gira più velocemente, quindi la squadra magari ha questi momenti un po' di calo, la fisicità di Diawara in futuro potrebbe essere un elemento importante da questo punto di vista a centrocampo per sopperire proprio in questi frangenti? Ma il problema non è stato difensivo, perché non è che abbiamo preso gol al termine di una reazione veemente degli avversari e ci hanno chiuso un'area di rigore. Abbiamo preso gol perdendo la palla in maniera un po' banale nell'uscita in palleggio, quindi no, non era assolutamente in quel momento un problema di interdizione più o meno, perché in quel momento la partita era completamente in mano nostra, quindi è stato un problema proprio di leggerezza nel dare la partita acquisita e essere meno attenti nelle fasi di palleggio. Quindi Diawara ci può fare comodo se gli avversari ci costringano veramente negli ultimi 20 metri con veemenza, ma nella partita di stasera è stata, penso, più leggerezza nostra per dare il risultato più acquisito, è tutto facile e ti vengano fuori un paio di erroracci di questo tipo. Grazie. La pregunta poi, acha che Diawara può essere mais uma ajuda in termos di meio campo? A resposta foi, eu não acho que o jogo de hoje tivemos um problema defensivo, eu acho que o golo veio do nosso erro, foi, perdemos uma bola banal, estávamos a sair da nossa defesa, não conseguimos trabalhar bem em fase de interdição, foi, fizemos um erro, Diawara claramente vai ser uma mais-valia, mas repito que hoje provavelmente o erro foi, o golo deles foi um nosso erro. A chiudere Canale 21, un tocco femminile. Sì, eccoci mister, buonasera. Volevo chiederle una considerazione sulla prestazione di Giaccherini e poi la vittoria di questa sera, quanto è importante mentalmente per l'umore e che benzina dà anche in campionato? Ma sai, mentalmente non è che venivamo da un periodo difficile, duro, pieno di sconfitte, quindi... mentalmente è solo una conferma della squadra della potenzialità, e quindi penso che continui a dargli fiducia, può dare ancora più entusiasmo, bisogna fare attenzione sempre che l'entusiasmo rimanga entusiasmo e non sconfini in qualcosa di diverso e può diventare invece positivo o negativo. E penso per il campionato purtroppo non ci dà niente. Dal punto di vista materiale non ci dà niente, e spero che da domani il gruppo capisca che poi c'è da fare conto con la realtà di tutti i giorni. Dopo aver giocato il Benfica c'è da andare a Bergamo a giocare con l'Atalanta, e spero che il rischio di avere un'applicazione e una determinazione nettamente inferiori, questa squadra sia matura da non correre. La pregunta foi... Giaccherini l'ho messo perché è un giocatore di grande ordine, in quel momento ci poteva dare grande ordine, e oltre a questo è stato bravo anche nel finale a tenere palla e a farci venire via dalla nostra metà campo. È un ragazzo che conosciamo, giocatore forte, che ha avuto questo problema che gli ha condizionato questa parte iniziale di stagione. Si sta riallenando, sta tornando piano piano ai suoi livelli di rendimento fisico e quindi è un giocatore per noi in futuro e sarà molto molto importante.
As perguntas foram. A primeira pergunta foi: qual é a importância desse jogo em relação ao humor para o campeonato? A resposta foi: mentalmente, nós estávamos já bem, não vínhamos de derrotas, nós estamos a demonstrar as nossas potencialidades e isso pode dar-nos mais confiança, mais entusiasmo, mas temos de ter cuidado também para que esse entusiasmo não se torne negativo. O campeonato não vai bem à frente e eu espero que o grupo consiga enfrentar a realidade do dia a dia e que temos um jogo importante contra a Atalanta e que tenha a determinação certa para esse jogo. O Jaccherini fez uma prestação muito boa, é um jogador de ordem, conseguiu manter a bola, manter posse de bola. Nós conhecemos o jogador, é um jogador forte, teve um problema nessa primeira parte da época, mas agora está-se a treinar e vai ser importante para nós. Grazie e buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao, grazie.